Cari ragazzi e care ragazze, se siamo oggi vicino al presepe c'è un motivo, oltre perché stiamo a pochissimi giorni dal Natale. Ma il motivo musicale è che ci prendiamo adesso una piccola pausa dai versetti per organo di Domenico Zipoli, ma rimanendo sempre in compagnia del nostro musicista missionario pratese, ci occupiamo di una sua composizione natalizia, per l'appunto. Sto parlando della sua bellissima pastorale per organo. La pastorale è una musica specifica per il tempo di Natale, nata proprio in Occidente, quando già dal 1500 circa il nostro immaginario occidentale di pensare il Natale e il mondo dei pastori ha guardato al mondo bucolico, al mondo pastorale, al loro modo di suonare la zampogna o la cornamusa o i flauti in un certo modo, e ha trasferito queste caratteristiche tipicamente occidentali nella contemplazione, nella riflessione dei fatti riguardanti la natività, riguardanti il Natale. La pastorale di Domenico è composta, come vi ho detto, da tre brevi sezioni. Prima sezione, la pastorella. La pastorella è costituita da due linee melodiche che dialogano fra di sé in certi giochi di botta e risposta, di chiama e rispondi, quasi di eco, mentre il pedale dell'organo tiene giù una nota fissa, un do. Questo perché? Perché la pastorale imita in effetti il modo di suonare della zampogna, dove c'è una nota tenuta fissa, mentre lo zampognaro con le dita suona le altre canne del suo strumento facendo le melodie. Vi voglio far analizzare e riflettere sulla pastorale di Domenico Zipoli con un altro strumento. La volta scorsa abbiamo usato una tastiera elettronica come quella che ciascuno di voi potrebbe avere nella propria casa. Invece per la pastorale voglio utilizzare il mio grande armonium da studio. Uno strumento singolare che sicuramente pochissimi di voi conoscono. Non è un organo, è uno strumento sempre ad aria, come l'organo, però ad ance. Più o meno come lo stesso principio di funzionamento del clarinetto, del sassofono. Per approfondire l'armonium e il mio armonium, vi lascio in descrizione un video che ho già fatto lo scorso anno. Suoniamoci allora sull'armonium le prime battute della prima sezione della pastorale, appunto la pastorella. La pastorella ci introduce subito in questo colore, in questo clima tipicamente natalizio, ma bisogna sapere che, con grande probabilità, alla base della scrittura di questa pagina non c'è semplicemente il colore del Natale, ma c'è una volontà precisa di far riflettere sul Natale. In effetti la pastorella, se noi la inquadriamo nel tempo natalizio, cioè proprio quando i pastori, perché di pastorale si tratta, quindi chi meglio dei pastori, quando i pastori hanno appena ricevuto dall'angelo l'annuncio della nascita del Messia, allora si accendono di curiosità, si mettono in cammino per andare a vedere chi è questo bambino che è nato. E mentre vanno, rimuginano, pensano, discutono, discorrono, qui trova pienamente senso, letta in questo modo, questa divertente recita di botta e risposta, di giochi di eco, di chiama e rispondi, che troviamo appunto nel primo quadro della pastorella. Il secondo quadro, la seconda sezione della pastorale, è invece simile a una pifferata, a una zufolata. Vediamocela. Thank you.
Sono linee allegre, sorridenti, vivaci, come sei pastori che hanno finalmente trovato questo bambino e hanno appagato la loro curiosità, ora esprimono tutta l'allegrezza di averlo trovato, perché gli è stato detto che è il Messia, perché gli hanno detto che è una gioia grande la nascita di questo bambino, una gioia che sarà per tutto il popolo di Israele. E allora prendono i loro flauti e si mettono a fare questa allegrissima sonata proprio davanti al bambinello del presepe. La terza sezione della pastorale, invece, la piva, è di tutte e tre quella più densa, sia musicalmente che di significato. Vediamoci le prime battute. Come vi sarete accorti anche da soli, la piva è effettivamente più densa, più corposa, più ruminante. I pastori, in un certo senso, ci stanno raccontando il modo con cui stanno facendo esperienza di questo bambino. Ora inizia la contemplazione, la riflessione. Cosa sarà mai questo bambino? Chi sarà? Cosa dirà? Cosa farà? E in che modo? La nascita di questo bambino sarà una gioia per tutti perché sarà la salvezza del suo popolo. Ecco, vediamo nella piva che i pastori è come se riflettessero, rimuginassero, e a mano che la pagina va avanti, nella linea melodica cominciano a comparire dei suoni più aspri, più taglienti, e quella spensieratezza tipica delle linee del Natale a mano diventa sempre più seria, sempre più scura, fino a che non arriviamo proprio alle battute finali della piva. Alla mano sinistra compare un tema ritmico di questo tipo: pu, 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 lunga, breve, lunga, breve, lunga, breve. Qualche commentatore l'ha interpretato come se fosse i-o dell'asinello della capannuccia. In realtà è molto riduttiva questa interpretazione, perché se ci fate caso, pu 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 pu, sembra molto di più il battito del cuore. Ed in effetti, quando comincia questa linea ritmica alla mano sinistra, la mano destra che canta di sopra comincia un disegno discendente fatto di note sempre molto aspre. Inizia a scendere, a scendere, a scendere, a scendere, fino a che, su un intervallo, su un accordo trattenuto nella sua risoluzione, la linea della sinistra, la linea ritmica, si ferma e ci crea quasi un trauma sentire questi suoni accostati così, e la pastorale finisce così. Sconvolgente a sentirsi, vero? Ci spiazza questo finale di una musica natalizia che ce la fa quasi non sembrare più natalizia. Perché tutta questa serietà? Perché questa intensità così tanto drammatica? Perché ciò che ci vuole dire la pastorale è che dalla culla il modo con cui questo bambino salverà il suo popolo è la croce. Il suo sacrificio, la sua immolazione, il suo essere vittima di salvezza per amore nostro. Ecco che allora quella linea ritmica davvero trova il suo senso se la leggiamo come battito cardiaco che a un certo punto, al culmine della passione,
si ferma e in quell'asprezza di ritardo nel risolvere sull'accordo conclusivo sentiamo quasi il dolore dell'agonia che si interrompe perché subentra la morte. Il cuore si è fermato. Ma l'accordo conclusivo, se ci avete fatto caso, non è né maggiore né minore, né scuro né chiaro. È come se fosse sospeso perché Domenico ha scelto di non inserire nella successione delle note dell'accordo la terza, cioè quella nota che nella triade dell'accordo ci dice se l'accordo è maggiore, quindi chiaro, luminoso, o minore, quindi scuro, serio, potremmo quasi dire più triste. Perché? Perché siamo a Natale, ci dovremo arrivare alla contemplazione della passione e della Pasqua. Quindi con questa chiusura della pastorale, Domenico ci dice è soltanto tutto sospeso, è già annunciato che questo bambino sarà salvatore. Vi viene preannunciato un sacrificio, per ora questo aspetto lo sospendiamo qua, lo vedremo più avanti. Ecco il linguaggio natalizio della pastorale di Domenico Zipoli. E come potete vedere, in pochissime battute, in pochissime pagine, riesce a descrivere pienamente il senso del Natale, il senso della Natività, quasi fosse la narrazione del Vangelo fatta musica.